Eccoci qua sul discorso dello sciaguratissimo, imbarazzante pubblico impiego. Nella scuola ho dimenticato un'ultima cosa, che non c'è stata anche perché è suonata la prima campanella, di esperienza dall'esterno, come genitore o come... Insomma, era capitato a mia moglie, prima che, molti anni prima che andassimo a insegnare tutte e due, lei era a casa a guardare i bambini e io facevo appunto le consulenze software in quel di La Spezia. E mia moglie aveva provato a fare domanda per supplenza in giro nelle scuole, ma in Liguria la situazione era saturata al massimo, non ha mai lavorato se non forse una settimana qua e là. Invece aveva dato qualche lezione privata e c'era un ragazzo che veniva da lei che prende ripetizioni di scienze, che raccontava, cioè lui era a prendere lezioni magari perché non era sviccio, non capiva come i suoi alcol, ma però, non si dice ma però, ma il problema era anche il docente, che purtroppo il docente era il solito lavativo. Raccontava che a tutti i compiti in classe era sempre a leggere il giornale, quindi tutti a copiare, cosa bellissima questa. Poi il giornale mai lo comprava lui, se lo faceva dare dal ragazzo più sveglio che lo portava sempre nuovo, nuovo, fresco, fresco, tutte le mattine. Ma quando c'era la famosa ora di supplenza, l'ora buca, ho già raccontato in un altro video che questa storia dell'ora buca era venuta fuori dal fatto che dentro una volta ai tempi, 50 anni fa, stavi a casa un giorno, ti chiamavano subito il supplente, quindi non perdevi mai ore, anche se magari non facevi esattamente quello che faceva l'insegnante normale, non perdevi mai neanche un'ora. Man mano, per restrizioni eccetera, si è arrivati al fatto che se non hai 15 giorni di malattia il supplente non lo prendono, così risparmiano, e allora ci si arrangia nell'orario scolastico dell'istituto, ogni insegnante ha un paio di ore a disposizione e tappa i buchi di eventuali insegnanti che mancano. E la cosa è degradata, vi ho spiegato appunto in un altro video, degradata al punto che poi invece di fare qualcosa di serio, per vari motivi, da decenni, l'ora buca è passata a fare niente, oppure qualcosa viene organizzato ma poco. Uno, perché gli studenti tendono a dire no, abbiamo da ripassare, vogliono fare quello che vogliono loro, poi magari fanno altro. Il docente non se la sente di andare a occupare spazi del collega, a fare cose che ha. E l'ora buca si passa così, con i ragazzi che fanno cose più o meno serie, si spera, e il docente che sta lì, fa quello che vuole, è praticamente degradato a, come dire, guardia, sorveglianza perché non si facciano male, no? Però non fa niente. Quando ti capita una classe tua, perché manca l'altro collega di un'altra materia, ma fai lezione, bisogna imporsi, perché poi i ragazzi vogliono, no, questo no, a buco noi abbiamo da fare. Devi fare lezione, devi importi. Questo tizio, l'insegnante di questo ragazzo che veniva a lezione, raccontava che nelle ore buche in cui capitava il loro insegnante, invece di spiegargli le cose, passami la gazzetta e si metteva. Capito? Quindi noi dall'esterno ci siamo resi conto che ci sono un numero non trascurabile di docenti che sono la vergogna della scuola e i sindacati nella loro disonestà non li difendono, non fanno mica tanto, non c'è da parte del sindacato visibile, almeno non lo si vede mai, una condanna di chi si merita di essere condannato. È sempre, per principio, il dipendente ha sempre ragione. Se passiamo all'altro, altri settori, ce n'è, io mi ricordo un mio collega, a sua moglie gli è successo la seguente disavventura. Tamponamento,
una manovra, non una cosa ad alta velocità, una manovra, tamponamento con un camion della spazzatura. La macchina, che è una macchina normale, con un camion spazzatura mezza accartocciata, vabbè. Ora, immaginate, non so se lei magari, poi ecco, poi la disonestà dell'italiano medio, appena c'è un tamponamento così, subito va in giro 3 giorni con il collare perché si è fatto male, così, mutua, eccetera. Assicurazioni, non so se lei si è messa il collare o meno, ma i due che erano sul camion, immaginate quale decelerazione hanno subito, quale trauma fisico. 6 mesi di mutua tutti e due hanno fatto, ecco, una cosa del genere. E il medico, chi approva una cosa del genere, poi sono più di uno, perché 6 mesi non bastano mai. E i sindacati, ma dovrebbero prendere queste persone, questa idea vostra fuori dal mondo, ed è una cosa disonesta, perché non ti sei fatto niente, il camion c'è uno. Beh, via, cammina, domani viene a lavorare, cioè 6 mesi di mutua. Questa è una cosa allucinante. E chi si mette in mutua per protesta? Cioè la mutua è vista una cosa, quasi una cosa di cui hai diritto, che puoi fare quando vuoi. Allora, ci sono molti casi, soprattutto nel personale a scuola, l'abbiamo visto ai livelli più bassi, quando c'è proprio meno decenza, no? Gente che si lamentava, aveva dei problemi con certe decisioni di chi organizzava il lavoro, che doveva fare questo, doveva fare quello, mi metto in mutua. Ma che ragionamento è? La mutua è un mutuo soccorso tra di noi quando uno sta male. E allora sta a casa e si cura, non è una cosa che uno prende così per dispetto nei confronti del responsabile della sua vita. Cioè, è pazzesco, eppure è un atteggiamento che circola. Dovrebbe essere una cosa che appena uno lo dice dovrebbe guardarle tutte, ma che cacchio stai dicendo? Criminalizzazione di questa atteggiamento. No, è una cosa normale. Devi stare attento con i dipendenti, devono farli tirare troppo il collo perché sennò si mettono in mutua. Ma ora è pazzo. È un amico di mio fratello medico, molti anni fa, 40 anni fa, quando cominciava, non aveva ancora il suo posto fisso, che aveva avuto, però una persona che sicuramente lavorava, non era i lavativi, che ce ne sono anche di medici lavativi, e mio fratello ne ha conosciuto uno, Madonna. Comunque, questo qui faceva i tappabuchi come medico appena laureato, nelle visite, per esempio, nelle visite in cui venivano da lui quelli della mutua Fiat, no? Anche lì la Fiat è un'azienda enorme, quasi come settore pubblico, tu fai quello che vuoi, non ti possono dire niente. Ecco, questi qui venivano chiedendo giorni di mutua assolutamente ingiustificati, dicendo che, dunque, siccome nel meccanismo della mutua saprete benissimo che c'è un fatto che se tu superi un certo numero di giorni, poi a un certo punto ti viene decurtato man mano lo stipendio, 90%, 80%, poi se tu stai 3 anni malato, se non è una cosa grave, ti licenziano anche. Questo meccanismo viene interpretato da sta gente come i giorni di mutua che ti spettano, per cui venivano lì, chiedevano una settimana in mutua senza avere niente. Ma mi spettano ancora 3 settimane in mutua. Cosa ti spettano? Ti spettano a stipendio pieno se sei malato, se hai una cosa vera. E non la puoi prendere così come una vacanza. Se no chiamiamola vacanza, ti spettano 3 settimane di vacanza, poi dopo vai a stipendio 90%. Insomma, ma la mutua è una cosa diversa, appunto. E poi un ultimo episodio buffissimo. Più di 30 anni fa leggo su un giornale del caso, ogni tanto capitano queste cose, no? L'Unione Italiana Ciechi, sezione di La Spezia, quello che era, chiedeva scusa all'INPS, in quanto era saltato fuori che un loro iscritto all'Unione Ciechi aveva preso la patente. Quindi o guidava ciecamente pericolo pubblico, oppure più facilmente non era affatto cieco, era tutta classica,
fregatura italiana, i classici furbacchioni, era riuscito ad avere nel frattempo la patente. Quindi si scusava sul giornale, intervistato il responsabile dell'ASL che era, diciamo, a cui spettava il controllo e il rilascio di questi certificati di invalidità, perché poi questa gente prende la pensione di invalidità. E dichiarava che cosa? Ah, le nostre strutture non sono abbastanza all'altezza per seguire tutto quanto. Le strutture non saranno abbastanza all'altezza, ma com'è che, ma lì è il buonismo che c'è da mezzo secolo, com'è che non si fa vedere e sottolineare il fatto che lì, prima ancora della struttura, della non struttura, c'è la questione della disonestà. Cioè, è disonesto il medico che non guarda bene, anzi poi sono commissioni di medici e specialisti che non guardano bene il caso e fanno che dà un'invalidità al 100% che non esiste. Ma poi il primo disonesto è il disgraziato che ha tentato il colpo. E non si può dire che c'è della gente perfida ed esecrabile che dovrebbe essere licenziata se quella cosa lì la fa sul posto di lavoro, oppure comunque avere un sacco di problemi con la società civile perché fa il furbo? No, non si può dire. Tutti bravi, tutti onesti, tutti intelligenti, giusto il buonismo emisecolare. E poi il discorso sul muro inutile, il muro, la difficoltà a entrare, poi dopo puoi fare quello che vuoi, assurdo. È inutile reggere muri, anche perché la cosa fondamentale, abbiamo capito in questa faccenda, non è tanto l'abilità delle persone. Tu devi essere bravo, però per esempio certe cose non hanno nessun senso. Mia moglie ha fatto il concorso come insegnante di scienze, che è il più disgraziato che ci possa essere, perché scienze insegni di tutto, tu insegni dal sistema solare, astronomia, eccetera, la chimica, la biochimica, spazi in una maniera esagerata rispetto a quello di cui sei competente. Per esempio, io lavorato in fisica, conosco n cose della fisica, faccio un concorso per fisica, mi chiedono quello, non mi chiedono. È riuscita a passarlo studiando come una matta e boh. Quindi non ha neanche senso provare le tue capacità di memoria, perché la memoria serve relativamente. L'insegnante è quello che è una questione di onestà, se si prepara il giorno prima, poi fa la lezione, non è che deve sapere tutto in qualsiasi momento. Ma quello che non puoi testare è l'onestà, che sarebbe la cosa più importante, quella che frega, in questo caso abbiamo visto. L'onestà non la puoi testare, come fai? Cioè, si potrebbe magari, però bisogna ammettere che il problema è quello dell'onestà e non si può dire. E poi si vede già, io mi ricordo, il concorso di ordinario che feci per fisica proprio, sì. Prova scritta, io mi metto sempre, anche alle conferenze, mi metto sempre davanti perché non voglio essere distratto a vedere cosa fanno gli altri, no? Davanti sono più concentrato, mi sono messo lì, mi sono fatti i miei, ho scritto i miei 10 pagine, quella che era. Dietro c'era il finimondo, gente che copiava, gente che aveva i libri sotto. A mia moglie, sempre lo stesso tipo di concorso, è capitato che a un certo punto l'unico libro o una cosa che puoi portare al concorso è un dizionario, giusto? Se ti viene in dubbio la parolina, se c'è dizionario, c'è due Z, ce n'è una. Boh, non puoi portarti i manuali, i libri di scuola, cioè, ovviamente. Allora a un certo punto c'è stata una scena imbarazzante che ha raccontato mia moglie, che è nella commissione c'era qualcuno che aveva dei dubbi, ci è passato un dizionario, non aveva dizionario nessuno, tutti con libri anche così che non erano dizionari. E sul fatto del copiare, dove sono stato io, gli insegnanti erano di quelle generazioni ormai della ribellione a prescindere, che lasciavano copiare,
ci sono situazioni in cui tu potresti annullare il concorso, mandarlo via la persona, cioè lì è proprio un test palese di disonestà delle persone. Eppure generazioni di insegnanti passano da questo tipo di griglia che funziona relativamente. E poi il meccanismo è che quando sei dentro non è possibile che tu non ti sbattano mai fuori, che tu hai sempre ragione. Bisognerebbe, il sindacato dovrebbe avere, non lo farà mai, il coraggio di non difendere, anzi additare al pubblico ludibrio, la gente che squalifica la categoria. Non difenderla e permettere il licenziamento, quello che è finito. Se la cosa venisse, diciamo, applicata, non che sia il caso su 100.000, ma applicata pesantemente, la gente starebbe magari un po' più attenta ad essere onesti nel proprio lavoro, capito? Boh, ne ho dette abbastanza di stupidaggini. Questi due video possono bastare. Vai.